Dottor Beast! Il confortante colpisce ancora! Ha colpito il corpo di sicurezza della banca della città di Neopropolis con il suo brevettato confortatore! Facendoli rilassare a tal punto da non potergli impedire di andarsene senza causare ulteriori inconvenienze! Saluti! Sei arrivato appena in tempo, Omnipotron! La sua asserzione è ridondante. Io, Omnipotron, esisto in ogni luogo, in ogni istante. La mia onnipotenza e la mia onniscienza sono infinite. Se solo un crimine fosse effettivamente accaduto, avremmo lavoro per te. Non importa, mi limiterò ad alterare questa realtà in modo che nessun futuro crimine potrà mai essere commesso. Non sarà necessario. Ecco che arriva Dottor Beast sulla sua B-Mobile. È qui che abbiamo un assembramento affaristico ordinato e completamente privo di attività criminali o api? Il mio lamantino impagliato ricolmo di api risolverà la situazione! Api! Api! Senz'altro posto rimedio alla suddetta non diagnosticata mancanza di api! E guarda se non è la mia spalla, B-Boy! Non sono B-Boy! Sono Omnipotron, e in nessuna versione contemplata delle realtà ho mai avuto affiliazione alcuna con lei, Dottor Beast. Che terribile frase ad effetto, B-Boy! E perché non stai indossando il tuo costume da B-Boy? Sei arrivato appena in tempo, Dottor Beast. È solo che sembra che non sia stato compiuto alcun crimine. Il non compimento di questo non crimine ha lasciato qualche non prova? Solo questo fazzoletto piegato smarrito dal confortante, dove apparentemente ha segnato il suo nome e ubicazione. Per tutte le api! E così alla B caverna? Vedi, B-Boy? Utilizzando la mia tecnologia Hive Mind all'avanguardia, migliaia e migliaia di api, ognuna rappresentante una sinapsi del cervello umano, ghermirà i segreti del fazzoletto ripiegato e me li trasmetterà telepaticamente nella forma di un dolce nettare. Sa, Dottor Beast, con i miei poteri potrei teletrasportarci direttamente dal confortante, o fare in modo che non fosse mai nato, o plasmare l'esistenza in modo che il concetto di conforto cessi di esistere. Non ve n'è bisogno! Ho assimilato il nettare! Cosa le ha detto? Di aprire il fazzoletto! Nel frattempo, nel covo segreto del confortante... così tanto! Oh, ma rimarrò forte. Va bene, così può bastare. Fermo dove sei, confortante! I tuoi giorni di supporto alle vedove in lutto e agli agenti sovraffaticati sono finiti! Come hai fatto a trovarmi? Il tuo indirizzo era scritto su un fazzoletto piegato che ho fatto cadere tra le assi del pavimento mentre cercavo di aprirlo, quindi B-Boy ci ha teletrasportati qui da te. Sono Omnipotron. Vuol dire che il mio piano ha funzionato. E finalmente posso fare la mia offerta di persona. Unisciti a me, Dottor Beast, e assieme libereremo il mondo da ogni problema legato alla mancanza di api e comodità. Contemporaneamente! Unirmi a te! Conforto e api sono alleati naturali. Ma potrà funzionare? Ho scansionato ogni potenziale futuro della vostra unione e ho visto 18.912.642 possibili epiloghi. E? Tutti pieni di api. Il mio antiquato fotoplayer pieno di api confermerà la situazione. Oddio! Così come questo manoscritto divino irradiato di api. Così come questa matriosca di api che contiene api sempre più piccole. Non la matriosca! Così come questo Gobot Common Central Player riempito di api. Così come la mia normale e semplice scatola contenente un'ape.
Ottimo lavoro, B-Boy! Hai sconfitto il tuo primo super cattivo! Sono davvero fiero di te! Ponce dappertutto! È così scomodo! Forse se usassi il confortatore su me stesso! No, non credo proprio! Dovremmo concentrarci sullo scoprire chi c'è davvero dietro questa terribile maschera! Proprio come sospettavo! Un individuo che non riconosco! E finalmente al covo super segreto del Dipartimento di Polizia di Newpropolis? Hai salvato Newpropolis ancora una volta! Grazie, Dr. Bees! E B-Boy! E Dr. Boy! E Boy Boy! Avete qualche altra cosa da aggiungere? Spero proprio di non morire alla fine di questo cartone. Oh, ancora peggio!